Sono Lodovico Passarenda Antreve, sono il presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Courmayeur. Un buongiorno, un benvenuto da parte della nostra fondazione e un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa tavola rotonda online. Allo sforzo organizzativo si è affiancata anche una forte attenzione per garantire continuità e poter confermare l'impegno di fine settembre, che come sapete è tradizionale della nostra fondazione. Abbiamo pensato una tavola rotonda in ambiente digitale per anticipare il convegno che per ragioni Covid abbiamo spostato ad aprile. Tradizione, rilevanza e attualità dei temi lo richiedono e ringrazio Paolo Montalenti e Mario Notari per la proposta e per aver definito i contenuti. Un ringraziamento ai relatori, i professori Niccolò Abriani, Gaetano Presti, Riccardo Ranalli e Umberto Tombari. Un grazie per la loro disponibilità. Un grazie anche al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, a Camilla Berri e al suo staff, a Barbara e Denise di Fondazione Courmayeur, alla Fondazione CRT che ha voluto come sempre sostenere questo incontro. E soprattutto grazie a voi presenti questa mattina in ambiente digitale. Abbiamo superato i 300 iscritti. Buon lavoro e la parola a Paolo Montalenti. Grazie Paolo. Ecco, buongiorno a tutti. Come ha già precisato Lodovico Passarenda Antreve, presidente della Fondazione, il convegno della Fondazione Courmayeur del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale è un appuntamento annuale da oltre un ventennio, una riflessione sui temi di vertice del diritto delle imprese, delle società, dei mercati, dalla riforma del diritto societario, la riflessione sui mercati finanziari, le riforme delle procedure concorsuali, impresa familiare, antitrust, fino al diritto europeo. Questi sono stati i principali temi che nel corso del tempo abbiamo affrontato. E come ricordava il Presidente, per l'emergenza Covid c'è stato un rinvio obbligato del convegno in presenza, ma per non perdere l'appuntamento abbiamo pensato di organizzare una tavola rotonda come anticipazione dei temi del convegno, cioè come un primo approccio in chiave problematica sui temi che più ampiamente, più approfonditamente saranno affrontati nel convegno che si terrà, ci auguriamo, nel mese di aprile del 2021. Abbiamo scelto alcuni temi, ma diversi argomenti dai codici etici al ruolo degli investitori istituzionali al rapporto assemblea amministratori, bilancio sociale, operazioni con parti correlate saranno trattati nel convegno. In particolare vi sarà una specifica e qualificata relazione sull'equilibrio di genere e mi auguro che ciò consenta di perdonare l'involontaria presenza solo maschile al dibattito di oggi. Qualche riflessione introduttiva sulla tema della nostra tavola rotonda e voglio dedicare ai profili generali della nuova società quotata. Con sintesi estrema, poi affidando ai relatori l'approfondimento dei singoli argomenti che qui mi limito ad accennare.
Noi sappiamo che la società quotata e i mercati finanziari hanno avuto, a partire diciamo dagli anni Ottanta, una evoluzione significativa. Negli Stati Uniti, da una posizione che vedeva fondamentalmente nel mercato del controllo la funzione disciplinare della governance delle società e quindi un approccio da parte degli investitori istituzionali assegnato alla cosiddetta Wall Street Rule, cioè buy, hold or sell, senza particolare intervento sulle politiche di gestione, ha un maggiore attivismo degli investitori istituzionali e all'affermarsi progressivo, vedremo con tutti i dubbi e il dibattito su questi temi, di due nuove prospettive per usare delle formule dallo shareholder value alla long term view e dalla semplice massimizzazione del valore degli azionisti alla presa in considerazione degli interessi degli stakeholders. Questa evoluzione la riscontriamo anche in Europa. Il quadro europeo sotto questo profilo è significativo. Oltre alla shareholders, la prima direttiva sui diritti degli azionisti, abbiamo la cosiddetta shareholders right 2 che si è posta espressamente l'obiettivo di contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle società nell'Unione Europea e al sostegno della sostenibilità, cioè, cito testualmente le parole del considerando della direttiva, miglioramento dei risultati finanziari e non finanziari, l'attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo, i principi dell'investimento responsabile. E sotto un altro profilo, quello dell'attenzione agli interessi altri rispetto agli interessi degli azionisti, la necessità di trovare un sistema di pesi e contrappesi, cito di nuovo testualmente, tra i diversi organi, i diversi portatori di interesse. Trasparenza dei gestori degli attivi, diritto di voto sulle politiche di remunerazione sono oggetto di specifiche norme della direttiva. In sintesi, prospettiva long term, interessi degli stakeholders e dialogo tra azionisti e management sono queste tre direttrici che ispirano la direttiva europea. La direttiva europea ha avuto attuazione in Italia col decreto legislativo 10 maggio 2019 numero 49 e anche qui l'obiettivo principale tradotto in specifiche disposizioni è la indicazione del perseguimento di interessi a lungo termine e della sostenibilità della società e un'intera sezione dedicata alla trasparenza degli investitori istituzionali, gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. In particolare, la sostenibilità ambientale è oggetto di un approfondimento attuale e particolarmente intenso in sede europea dal 2018 al 2020. Su internet sono disponibili una pluralità di documenti sulla Final Report on Sustainable Finance, non sto a per brevità a indicare l'elenco, ma effettivamente c'è una intensificazione dell'attenzione a questo tema che si collega con una questione di carattere generale, ne parlerà soprattutto Umberto Tombari, da tempo anche la dottrina italiana si sta occupando della rimeditazione del tema dell'interesse sociale. Per essere estremamente sintetico, a me pare che
rispetto a una posizione tradizionale di interesse sociale come limitato all'interesse degli azionisti alla massimizzazione dei dividendi e del valore dell'azione, si sta volgendo verso una nozione ampliata dell'interesse sociale che troviamo in particolare in diverse disposizioni già di diritto positivo in materia di operazioni straordinarie, sul business purpose dell'operazione, quindi un collegamento tra interesse sociale e interesse dell'impresa, l'espresso riconoscimento dell'interesse di gruppo, la disposizione specifica in tema di bilancio in cui si deve dar conto nella relazione degli indicatori di risultato finanziari e se del caso non finanziari e le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Quindi anche in materia di offerte pubbliche di acquisto l'interesse dei creditori e anche dei lavoratori viene preso in considerazione. In altre parole abbiamo dei segmenti, dei dati normativi che sono espressione di questa nuova prospettiva. In particolare un cenno merita il bilancio sociale a cui sono tenuti enti di maggiore rilevanza e l'oggetto è l'informazione in materia di temi ambientali, sociali, tenenti al personale, rispetto dei diritti umani e lotta contro la corruzione. Naturalmente anche qui il dibattito è aperto, se si tratti solo di auspici o addirittura di window dressing, oppure invece se, come a me pare si possa ritenere, siccome sono richieste delle informazioni sulla base di metodologie e principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato, in realtà si tratta di informazioni che devono rispettare i principi di veridicità e di correttezza, tant'è vero che alcuni penalisti già discutono sull'eventuale responsabilità dal tema di dichiarazioni nel bilancio sociale. Qual è il quadro comparatistico? Qui naturalmente potremmo dedicare un intero convegno, mi limito a qualche spunto. Anche negli Stati Uniti noi troviamo numerosi cosiddetti non shareholders constituency statutes, cioè corporate statutes in cui espressamente gli interessi dei dipendenti, dei consumatori, della comunità di riferimento devono essere oggetto di considerazione da parte del management. Lo stesso diciamo per la Gran Bretagna, dove il Companies Act ha previsto che debbano essere presi in considerazione anche gli interessi degli stakeholders e più recentemente è significativo che addirittura il diritto francese abbia modificato la stessa definizione di interesse sociale fissata nel Code Civil, dal codice napoleonico, in cui oggi si dice che la società è gestita nell'interesse sociale en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, cioè prendendo in considerazione le sfide, linguaggio un po' aulico, le sfide sociali e ambientali della sua attività. Altri spunti ci vengono anche dalla comunità economica, un cenno merita, anche qui con tutta, lo dirò alla fine, diciamo la non univocità di valutazioni su questi elementi, la presa di posizione del Business Roundtable dell'agosto del 2019, in cui espressamente si abbandona la tesi dell'interesse sociale circoscritto allo shareholder value, affermando che deve essere contemperato con l'impegno a creare valore anche per tutti gli stakeholders. Sul significato di questa prospettazione e il dibattito, come dicevo, è aperto, ma bisogna prenderlo in considerazione. Così come bisogna prendere in considerazione
la posizione espressa da uno dei principali investitori istituzionali del mercato finanziario mondiale, che è BlackRock. BlackRock gestisce circa 6.200 miliardi di dollari di investimenti e detiene partecipazioni significative, pari dal 3 al 5% in società quotate di tutto il mondo, in particolare anche di molte società italiane. E BlackRock nel 2020 ha dato, diciamo, una sorta di pagella alle società sotto il profilo della sostenibilità ambientale. E qui c'è una sorta di lista nera, ci sono 244 società, tra cui società anche di grande rilievo, per esempio negli Stati Uniti, che sono state non promosse per una insufficiente attenzione ai temi della tutela dell'ambiente. Tra le novità, noi dobbiamo segnalare, abbiamo dedicato un intervento, questa mattina ce ne parlerà Niccolò Abriani, il nuovo codice di corporate governance di Borsa Italiana. Allo shareholder value, che era il mantra del precedente codice di autodisciplina, si sostituisce come obiettivo e ruolo dell'organo di amministrazione il perseguimento del successo sostenibile, cioè l'obiettivo che si sostanzia, cito testualmente, nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la società. Anche gli investitori istituzionali hanno accentuato la loro posizione di attivismo e certamente tutto questo panorama, mi scuso per l'estrema sintesi, ma il significato di una tavola rotonda è proprio quello di anticipare quella che sarà una riflessione più approfondita, lascia molti problemi aperti. Un primo problema è la valutazione di questa prospettiva da più parti aperta, sia dalla comunità economica, sia dal legislatore, sia dall'autodisciplina, alla sostenibilità. Alcuni autori, da Bebchuk, anche Luca Enriquez, hanno espresso delle valutazioni negative su questo, o quantomeno si dice sono soltanto delle dichiarazioni, degli auspici, ma non hanno una loro concretezza. Personalmente io penso che la questione, così, questo giudizio sia troppo tranchant, e qui si tratta invece di una sfida meritevole di attenzione, sia pure con cauto ottimismo. Un tema aperto è certamente il rapporto tra profitto e sostenibilità e tra tutela degli interessi degli stakeholder. Che cosa significa prendere in considerazione? Certamente questo è un tema che merita un attento approfondimento. Un'altra questione, con riferimento al nostro ordinamento, ma anche altri ordinamenti, è il rapporto tra questo nuovo indirizzo della società quotata emergente dagli spunti che ricordavo e la società benefit. Nel nostro ordinamento la società benefit deve perseguire un beneficio comune. Mi sembra di poter dire che c'è una distinzione tra società benefit e società che invece perseguono la sostenibilità, ma anche questo è un tema meritevole di attenzione. Segnalo ancora una proposta della Banca Mondiale che è stata oggetto di scarsa riflessione ancora nei diversi dibattiti dottrinali, che
che è la proposta del cosiddetto Human Centered Business Model, cioè un modello che viene offerto ai legislatori e all'autonomia privata, in cui la caratteristica distintiva è la ricerca di uno schema di business, cito testualmente, in cui i valori umani e sociali devono essere perseguiti in termini di parità con il profitto. Anche questa è un'indicazione ovviamente di lungo periodo, ma che merita qualche riflessione. Abbiamo abbiamo accennato al tema del maggior attivismo degli investitori istituzionali nelle assemblee di società quotate, adesso con la parentesi del Covid, e questo ci impone una riflessione sul ruolo dell'assemblea. Mario Notari ed io abbiamo su questo sostenuto qualche ipotesi di riforma ai fini di una maggiore riqualificazione dell'assemblea, limitando e privilegiando il voto anche in ragione della entità della partecipazione, una tesi che è anche questa stata oggetto di forti discussioni e può essere un tema di approfondimento. E in via generale il tema anche del dialogo tra investitori istituzionali e amministratori. Quali regole deve seguire? Ci si può limitare ad incontri periodici tra investitori istituzionali e management, le sedi delle borse europee, come avviene per tradizione, oppure ci possono essere delle forme per un più intenso rapporto, una dialettica più intensa nel rispetto del divieto di selected information, questo cioè nel rispetto delle norme in materia. E in conclusione il dibattito si riassume nell'interrogativo di sistema, cioè se tutto questo quadro variegato e articolato, come si compone nella riflessione sull'interesse sociale oggi, un tema su cui alcuni di noi, per usare una formula, ritengono che si va verso uno schema che possiamo definire di istituzionalismo debole, altri come Francesco De Nozza hanno una visione maggiormente contrattualistica. Anche questo è un tema aperto. Il mio compito era quello di introdurre la tavola rotonda, di anticipare i temi di oggi e anche in qualche modo i temi del convegno. E quindi qui mi fermo e do immediatamente la parola, nell'ordine che abbiamo condiviso, a Umberto Tombari per la sua relazione dalla Corporate Social Responsibility all'Environmental Social Governance. Prego, Umberto, grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti gli organizzatori che mi hanno coinvolto in questo webinar, in attesa poi di incontrarci sperabilmente a Courmayeur in aprile, come nelle migliori tradizioni, spostando semplicemente da settembre ad aprile. Il titolo della mia relazione è, usando questa formula e questi slogan anglofoni, dalla Corporate Social Responsibility alla ESG, cioè alla Environment Social Governance. Però al di là di questi slogan che non ritengo sempre efficaci, qual è il tema vero? Perché cerchiamo di andare, come Paolo Montalenti giustamente ci ha ricordato nella sua introduzione, al tema vero, al di là del passaggio dalla Corporate Social Responsibility alla ESG, formula che è ricordata anche nei documenti dell'Unione Europea. Ma il tema vero è un tema antico, e cioè quali sono gli scopi della società e soprattutto della grande società, a cominciare dalla società quotata. E questo tema antico che ha sempre, ripeto, contraddistinto le riflessioni del diritto societario, è un tema oggi, ma diciamo in modo ricorrente nel tempo, che non si limita solo a un interrogativo dogmatico, un interrogativo sistematico, e cioè qual è l'interesse sociale, ad esempio, nella grande quotata. È un tema che ha un impatto socio-economico oggi sempre di più,
diciamo molto rilevante. Quindi senz'altro sullo sfondo vi è il tema dell'interesse sociale. Paolo ha ricordato le riflessioni anche nei suoi scritti, a partire ovviamente dal celebre libro di Pier Giusto Jäger, ma oggi il tema è ancora prima che teorico, giuridico, poi vedremo la dimensione giuridica, avrà una grande importanza e ha una grande importanza, però è un tema socio-economico. È un tema socio-economico perché, ripeto, è nel momento in cui questi grandi colossi hanno un'influenza così significativa, un impatto così significativo sulle vite di tutti noi, e vedremo poi tra poco alcuni dati, il tema di quali sono i doveri che le società e per esse gli amministratori devono perseguire è un tema fondamentale, che si intreccia con grandi scenari anche teorici, ad esempio quello del riavvicinamento della dimensione pubblica con la dimensione privata, cioè il tema se questi grandi colossi, queste grandi società non possono anche perseguire finalità pubblicistiche. Queste proposte non sono proposte eversive, sono proposte che ad esempio ha formulato Colin Meyer nel suo libro Prosperity e sono sostanzialmente alla base anche della riflessione della British Academy, quindi ambienti evidentemente non anticapitalisti, ma ambienti dove si riflette sul riavvicinamento della dimensione pubblica con la dimensione privata. La corporation persegue il proprio scopo, nel perseguire il proprio scopo farà anche profitti, ma lo scopo è più ampio. È uno scopo che vede al centro anche momenti di prosperità per il pianeta e per gli esseri umani. Questo è un messaggio molto chiaro che, ripeto, emerge da questa documentazione. Non vi è dubbio che se questo è il grande tema, ed è un tema, ripeto, ricorrente nel corso di tutta la riflessione sulla società per azioni, sulla grande società per azioni, la riflessione è sempre stata dominata anche da narrazioni, da miti. Platone ci ricordava che i creatori di favole dominano il mondo ed è sempre stato così, per cui le favole, le narrazioni, i miti si sono succeduti. Oggi, in settembre, ricorre il 50° anniversario dell'articolo di Friedman sul New York Times Magazine, dove Friedman lanciò l'idea, che poi in realtà lui l'aveva già anticipata nel suo libro sul Capitale e Libertà, che la responsabilità sociale dell'impresa poi in realtà è prevalentemente fare business. Al di là del come è stato interpretato Friedman, in questi giorni c'è un grande dibattito su questo, però diciamo stipulativamente possiamo dire che da quel momento nasce o comunque si rafforza questa idea. Tra l'altro anche lì storicamente Friedman dice questo perché nei 10 anni precedenti le corporation americane avevano distribuito proprio pochi utili, quindi c'era anche un motivo per il quale Friedman lancia quel messaggio. Però è una narrazione che ci ha accompagnato, una narrazione che ovviamente ha anche giustificato, e qui uso invece alcune idee che vengono dall'ultimo libro di Piketty, le disuguaglianze di questi ultimi 50 anni. Ogni società è fondata su disuguaglianze ed ogni società ha narrazioni che giustificano le disuguaglianze. Non c'è dubbio che il tema anche della shareholder primacy è stata una narrazione in questo senso. Ecco, oggi questa narrazione è in crisi, è giusto, non è giusto, lo vedremo, ci rifletteremo, ma non vi è dubbio che questa narrazione sta avendo un momento di crisi e sta per essere sostituita da narrazioni diverse che magari poi avranno un loro corso storico e saranno a loro volta superate. Perché tutto questo? Paolo ce lo ha ricordato dandoci alcuni grandi flash su tutto quello che sta succedendo storicamente. Parto, ripeto, dal contesto socio-economico perché credo che sia importante per calare nella realtà attuale il tema del what are companies for, cioè a cosa servono le società. E allora qual è il contesto storico? È un contesto dove le grandi società hanno ruoli veramente impressionanti. I dati Ox ci ricordano che sulle prime 100 economie mondiali 65 sono società o gruppi multinazionali e solo 35 sono stati nazionali. Con il bilancio di quest'anno Apple diventa il 15°, diciamo così, la potenza economica mondiale, ha superato la Spagna. Qualcuno ironicamente ha detto forse arriverà a chiedere un seggio al G8, cioè tutto questo per dire l'impatto delle grandi società a livello evidentemente mondiale. È stato ricordato il dibattito anche di Larry Fink come amministratore delegato di BlackRock, che con una serie di lettere inviate ai principali CEO delle società quotate
lancia un messaggio anche molto chiaro e anche pragmatico, cioè quello che Larry Fink scrive è sostanzialmente questo, ma che ci stiamo dicendo, cioè oggi gli stati nazionali faticano a realizzare alcune politiche di welfare, a realizzare alcuni grandi obiettivi pubblici, le grandi società con l'enorme ricchezza che contengono non possono non interrogarsi se andare in sostituzione almeno parziale dello Stato e soprattutto a garantire una sostenibilità nel tempo che poi garantisce gli stessi investitori istituzionali, il motivo poi per cui BlackRock è così interessato evidentemente al tema della sostenibilità. Ma il dibattito in questi giorni, Paolo ce l'ha ricordato, lo ricordo solo a livello di flash, in questi anni, in questi mesi è stato veramente ampio, è stata ricordata la Business Roundtable che per la prima volta nell'agosto del 2019 supera il principio della shareholder primacy, magari con slogan, magari semplicemente con frasi d'effetto, però credo anch'io che non debba essere sottovalutato e comunque che ci debba essere una riflessione su questo. La British Academy, che evidentemente dà un contributo importante, la British Academy da alcuni anni sta studiando proprio il futuro della corporation ed è uscita oggi con 8 proposte per un purpose business, cioè un business basato su il purpose, che è poi un'idea soprattutto ricorrente nelle riflessioni di Colin Meyer. Tra le varie cose che possiamo ricordare c'è il manifesto di Davos del 2020, dove Davos, anche qui luogo non notoriamente frequentato da anti-establishment, se ci sono sono ai margini, evidentemente non dentro, però il manifesto di Davos è un manifesto che parla della universal purpose of a company nella quarta rivoluzione industriale, dove si pone ancora una volta la rilevanza degli altri e interessi. C'è un grande dibattito scientifico a livello ovviamente anche italiano, ma anche e soprattutto internazionale. Ho citato Colin Meyer, il quale da molti anni si occupa di queste cose, e lui ritiene che si debba passare dalla shareholder primacy alla purpose primacy, cioè la primazia del purpose, dello scopo, che deve essere anche a tinte pubblicistiche. Il profitto si farà nel realizzare il purpose, ma non si identifica nel purpose, nello scopo. E questo poi in parte ci sono echi anche nella stessa riforma francese, che al 1835 del codice civile richiede proprio o dà la possibilità di indicare un purpose. In parte anche nelle mie idee che avevo anticipato nel libro, senza leggere Colin Meyer perché è uscito dopo, siamo su quelle stesse linee. Un libro interessante anche quello di Edmonds, che insegna alla London School of Economics, il quale ha creato la pie economics, cioè lui dice la stessa cosa di Colin Meyer sostanzialmente, dice come si può realizzare anche altri interessi, occorre ampliare la torta e non pensare che la torta sia in qualche modo data e quindi dobbiamo solo dividersi le fette. È chiaro che a quel punto se ne do una più ai soci, ne darò una in meno agli stakeholder. Se invece l'obiettivo dei manager è quello di growing the pie, ampliare la torta, evidentemente poi come tutto questo sarà possibile fare, ce lo ricordava anche Paolo Montalenti, è il tema vero sul quale poi arriveremo. Rispetto a questo, nel dibattito scientifico c'è chi invece ritiene, pensate a Babchak e ad altri, che invece la shareholder primacy è fondamentale anche negli interessi degli stakeholders, cioè tornare indietro significherebbe danneggiare gli stessi stakeholders. Gli ordinamenti giuridici, ce l'ha ricordato Paolo Montalenti, vanno comunque nella direzione di riconoscere una rilevanza anche agli altri interessi, da ultimo il codice francese, che non dimentichiamoci era un codice fortemente incentrato sulla lucratività e che ha fortemente ispirato il nostro articolo 2247 del codice civile in tutta l'evoluzione storica. Ebbene, la Francia cambia, magari cambia inserendo uno slogan, ma dà un chiaro segnale ai mercati, e su questo poi tornerò. Il Belgio introduce anche la possibilità di altri interessi. Il codice di autodisciplina inglese è stato modificato per andare ulteriormente in questa direzione. Il codice di autodisciplina italiano, nella versione del 2020, che entrerà in vigore tra poco, introduce il successo sostenibile, che Paolo ci ha già anticipato e Niccolò poi credo riprenderà. La Commissione europea, lo stesso, è in questa direzione, non mi ci soffermo, ma abbiamo l'Action Plan del 2018, che all'azione 10 parla proprio di ripensare anche i doveri degli amministratori in un'ottica di sostenibilità. Un documento di fine luglio che è stato commissionato dalla Commissione ma redatto
da una importante società di revisione che prende in centinaia di pagine tutto il tema proprio dei doveri degli amministratori nell'ottica della sostenibilità. Chiudo su questa prima parte con la pandemia. La pandemia Covid, se volete, rende ancora più attuali tutti questi temi, no? Sul Financial Times di marzo-aprile si parlava di una sorta di acid test per le teorie sullo stakeholder, anche perché è evidente che in un clima come quello pandemico le imprese, le grandi imprese, da un lato possono chiedere aiuto agli stati nazionali, ma dall'altro non possono non essere pronti a restituire, a dare. Questo è un tema evidentemente di grande importanza. In un clima come quello pandemico l'impresa sta chiedendo ai vari stati nazionali, anche la grande impresa, non può non restituire evidentemente qualche cosa. Mi avvio alla conclusione di questo primo intervento e per dire che cosa? Che se questo è il contesto, la dimensione giuridica, e quindi qui scendo più nella parte tecnica, è di fondamentale importanza, perché questo dibattito in certi momenti sembra un dibattito che, ripeto, credo sia fondamentale per noi giuristi, ma allo stesso tempo noi giuristi dobbiamo ricordare agli economisti e ai sociologi che la dimensione giuridica conta, e conta molto. Perché gli stessi amministratori delegati non si muovono in un vuoto giuridico, non sono liberi di scegliere le teorie economiche che preferiscono, dallo stakeholderism più sfrenato a invece teorie sulla shareholder primacy, modello Babchak e Harvard. No, c'è un dato normativo, c'è un dato giuridico interpretabile, ogni ordinamento ha una serie di indicazioni normative da dare ai propri amministratori. Tra l'altro la dimensione giuridica è così importante che gli stessi economisti più attenti, ancora una volta mi riferisco a Colin Meyer, ma la stessa British Academy, invocano l'intervento del giurista, sentano la necessità che il giurista e prima ancora il legislatore, o meglio il giurista prima pensante e il legislatore sperando che si ispiri a giuristi pensanti e non improvvisi interventi più o meno disorganici, il legislatore intervenga, perché senza un intervento del legislatore evidentemente certe cose non possono essere portate su un piano di ordine. E allora qual è la grande sfida dei legislatori oggi? I grandi temi in parte sono già stati ricordati da Paolo Montalenti nella sua introduzione, ma innanzitutto il legislatore deve chiedersi se e fino a che punto si può riconoscere la rilevanza di altri interessi all'interno dello scopo che la società deve perseguire. Alcuni ordinamenti sono già andati in questa direzione, altri evidentemente si stanno interrogando su questi. Qualora si scelga di dare rilevanza anche agli altri interessi, il tema ancora più complesso è come farlo, è come realizzare questa, diciamo così, pluralità, questa impresa con una pluralità di finalità. Perché il tema che si pone è, da un lato, come contemperare i vari interessi, come realizzare un trade-off tra i vari interessi, e quindi come il consiglio d'amministrazione deve porsi rispetto agli vari interessi in gioco, dall'altra interrogarsi evidentemente sul se un'apertura ad altri interessi porta ad ampliare in modo eccessivo la discrezionalità dell'organo amministrativo. Vi dico subito, aprendo e chiudendo una parentesi, che questo a mio avviso è un non argomento, nel senso che anche oggi la discrezionalità degli amministratori di una grande società quotata è estremamente ampia. Non è che aggiungendo un interesse si amplia ancora. Io il discorso degli amministratori servi di più padroni credo che sia un non argomento, però senz'altro è un tema di riflessione. Infine, chiedersi se, dando rilevanza ad altri interessi, si debba anche garantire agli stakeholders, ad esempio, una partecipazione ai consigli, una partecipazione alla società, un enforcement rispetto a certe decisioni. Anche su questo, ma lo dirò nella seconda parte, la mia tesi è non è assolutamente necessario, ma i temi sono evidentemente questi. Quindi oggi sul tavolo dei legislatori nazionali e, se vogliamo rimanere in ottica di Unione Europea, dell'Unione Europea, i temi sono sostanzialmente questi. Si deve dare rilevanza anche ad altri interessi? E se sì, come realizzare i contemperamenti? Come limitare o comunque avere un quadro certo dell'ambito di spazio di libertà degli amministratori? Infine, se e fino a che punto gli altri interessi, o meglio i titolari degli altri interessi, possono interloquire sulle scelte fondamentali della società. Nel secondo giro, se avrò tempo, cercherò di vedere come nel nostro ordinamento questi concetti potrebbero essere tradotti in qualche proposta normativa.
Grazie. Ringrazio Umberto Tombari per questa sua efficacissima relazione anche nel tempo contenuto della tavola rotonda. Ritengo che il messaggio finale sia assolutamente fondamentale, e cioè questa necessità di dialettica stretta tra economisti, giuristi e legislatori, che vediamo anche a livello più limitato, più interno, di governance, come una necessità assolutamente permanente di dialogo e di interazione tra aziendalisti e giuristi. Un po' anche come passaggio al secondo intervento, do allora la parola a Riccardo Ranalli per la sua relazione sulle esigenze economiche della ripresa e le possibili risposte della disciplina societaria, un titolo che risponde proprio a questa indicazione di metodo. Grazie Riccardo per intervenire. Grazie Paolo, sono onorato come sempre partecipare a Comer, dove il livello è altissimo e io mi esprimo in termini aziendalistici, quindi dando la visione dell'uomo della strada. Io continuo a ripeterlo. Devo dire che rischio di essere una voce fuori dal coro, ma per affrontare il tema delle esigenze economiche della ripresa in un'ottica, interpreto in un'ottica evidentemente aziendalistica, in particolare in un contesto emergenziale quale quello attuale, non posso riferirmi prima ancora che alla sostenibilità ambientale e sociale, che comunque incide, e cercherò poi anche di spiegare perché incide, alla sostenibilità finanziaria. E non posso non circoscrivermi alle sole società quotate. Perché? Perché sono un di cui, mentre invece una condizione propria della ripresa è la condizione corale e non quella individuale delle singole imprese. Con questa premessa amo dire che la risposta del governo alla pandemia ha posto le imprese oggi in uno stato di narcosi, alcune addirittura, se vogliamo, in una sorta di coma indotto. Sono provvedimenti tutti a tempo, quasi tutti, a tempo limitato, mi riferisco ai provvedimenti della moratoria, alla sospensione delle disposizioni civilistiche fallimentari, 2447 going concern, ma anche tutte gli strumenti fallimentari, alle disposizioni sulla finanza d'urgenza emergenziale, quella garantita, alla cassa integrazione in deroga. Non menziono volutamente due momenti, che sono momenti che però sui quali tornerò poi dopo, quello della rivalutazione dei beni, che non interessa le imprese quotate in quanto IFRS, ma ad esse trova applicazione un altro processo che comunque è rilevante, che è quella della fair value option, e il tema della sospensione degli ammortamenti. Sono tutte iniziative volte alla resilienza all'evento avverso. Assicurata come è stata in qualche modo la resilienza, adesso si tratta di affrontare il tema vero, quello della sostenibilità. Sostenibilità del sistema delle imprese. E la sostenibilità del sistema, un'esigenza macro, primaria, della ripresa. Mi riferisco al sistema delle imprese e non all'impresa, consapevole del fatto che la creazione del valore deve essere misurata in termini di valore sistemico, e non valore d'azienda, valore d'impresa. Perché? Perché non è una sommatoria il valore sistemico del valore delle singole aziende, la sommatoria porta alla media di Trilussa e a chi manca il pollo muore di fame. La sostenibilità equivale ad equilibrio, credo che su questo siamo tutti consapevoli, ma è un equilibrio interno ed esterno. Equilibrio interno è, se vogliamo tradurlo in parole molto povere, il vantaggio conseguito oggi a scapito di una diseconomia futura, ma interna all'impresa. Faccio l'esempio più semplice. È un interesse fatturare.
Fatturare equivale a procurarsi degli approvvigionamenti, procurarsi gli approvvigionamenti equivale a far debito, il debito lo posso coprire in tante forme oggi con la finanza emergenziale, ma sono in perdita. Finanziariamente oggi non ne risento, ho fatturato, quindi sto creando apparentemente valore. Domani, per fronteggiare questi debiti, però mi ritroverò in una situazione di valore distrutto e non sarò in grado di restituire il finanziamento. Ecco che un equilibrio apparentemente attuale corrisponde ad un disequilibrio invece a termine. Accanto all'equilibrio interno vi è l'equilibrio esterno. È disequilibrata esternamente un'impresa che trasferisca sull'ambiente esterno diseconomie e costi ai quali corrisponde un valore interno. Sono costi non solo ambientali, ma anche costi sociali. Il tema della fragilità, il tema del genere, evidentemente, dei generi, evidentemente incide sotto questo profilo. I due equilibri, interno ed esterno, sono due vasi comunicanti. Forse il canale di collegamento non è immediato, forse molto lungo, forse il travaso dall'uno all'altro richiede tempo, ma c'è. E nel lungo termine i due equilibri si autolivellano. In un sistema evoluto e regolamentato quale è il nostro, le diseconomie esterne sono prima o poi destinate a riversarsi in diseconomie interne. Vengono poi prezzate e trasferite su chi le cagiona. Esempi dalla carbon tax al welfare aziendale, ma ne abbiamo N. E in una dinamica futura saranno sicuramente più. Occorre però adesso cercare di disegnare il contesto emergenziale attuale. Da cosa è caratterizzato? Primo fattore, distruzione di risorse. Distruzione di risorse derivanti dal crollo dei fatturati, dal blocco delle attività. Un corollario della finanza emergenziale che sopperisce alla distruzione delle risorse, o perlomeno cerca di fronteggiare la distruzione delle risorse, è che questa finanza è volta principalmente alla copertura delle perdite. Come Mario Draghi ha sottolineato con grande evidenza ancora a Rimini recentemente, ma non solo, vi è debito buono e debito cattivo. Il debito buono è quello che è rivolto agli investimenti, che è volto a creare uno sviluppo successivo. Secondo elemento, fattore di incertezza. Non abbiamo mai avuto un fattore di incertezza così marcato. Tra l'altro è maggiore nel breve termine rispetto al medio-lungo termine, ma fino a un certo punto. Abbiamo però una certezza in questa incertezza, l'attesa di volumi ridimensionati nel breve. Terzo fattore, inadeguatezza dei flussi a servire un debito che è accresciuto. Il debito lo serviamo con i flussi che al servizio del debito che la gestione è in grado di produrre. È chiaro che se mi cresce il debito, devo far crescere questi flussi. E quindi il CAGR dell'EBITDA, il CAGR della creazione di valore, l'elemento che rileva. D'altra parte, il debito dei paesi lo sostengo con la crescita del PIL, principalmente. Quarto elemento, difficoltà dei clienti e dei fornitori. Oggi siamo in una fragilità sistemica e qui tocchiamo il punto di contatto tra l'equilibrio interno e l'equilibrio esterno, e su questo poi occorrerà tornare. Un ulteriore elemento importante, l'effetto dei piani pubblici di recovery comporteranno una rifocalizzazione del business, comporteranno il rientro di alcune diseconomie esterne, ma principalmente, prima fra tutte la transizione green, destinazione delle risorse volte ad un diverso equilibrio esterno. Certo è che il punto finale di atterraggio comporterà un cambiamento strutturale dei bisogni dei consumatori e dei clienti. Cambiamento della tipologia della domanda, cambiamento dell'offerta con modifica dei modelli di business. Bene, individuato così il contesto, quali sono le esigenze? Le esigenze economiche delle imprese in un momento emergenziale quale questo. Beh, la ricostituzione dell'equilibrio finanziario interno.
E questo ha luogo attraverso un travaso dall'indebitamento ai mezzi propri. Travaso che può realizzarsi attraverso un'immissione di mezzi propri o attraverso uno stralcio del debito. Non solo, poi vedremo. Seconda esigenza, il tema delle competenze manageriali. Competenze manageriali per adottare offerte modello di business. È un'esigenza questa, se vogliamo, più critica rispetto alla precedente, è la più marcata in assoluto, ed è un'esigenza che è incisa da una caratteristica del nostro sistema, il nanismo delle imprese. È vero che il nanismo pervade più o meno tutti i paesi europei, ma quello italiano è particolarmente aggravato. Terza esigenza, l'esigenza che emerge con drammaticità nel momento in cui il sistema è reso fragile, la tutela della filiera. La filiera come stakeholder. La sostenibilità dell'impresa dipende, in quanto parte di un sistema integrato, dalla filiera dalla quale dalla sostenibilità della filiera alla quale si appartiene. Faccio un esempio che mi è caro. Non è sostenibile l'impresa se trasferisce sui fornitori la ricostituzione del proprio valore compromettendo questi ultimi. E lo strumento che abbiamo sempre utilizzato e continueremo ad utilizzare del concordato preventivo, ma questo ha un... Vi ho detto delle esigenze e provo adesso, se ho il tempo, altrimenti lo rinvio alla fase successiva, dire quali possono essere le risposte della disciplina societaria. Io credo che debbano essere ancorate a due profili. Il primo di questi è il riequilibrio finanziario. Il riequilibrio finanziario muove dall'autodiagnosi della situazione finanziaria 2086, autodiagnosi che non può essere ancorata al 2446 al 2447, ma dovrebbe essere rivolta, se vogliamo, a quegli indicatori principi che sono contenuti nel 2467. Eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio, situazione finanziaria della società nella quale sarebbe ragionevole attendersi un conferimento. E a questo che occorre mirare nel momento stesso in cui si va a valutare l'adeguatezza finanziaria e conseguentemente si deve incidere su quel primo passaggio che dicevo. Secondo elemento, l'accesso ai mercati del capitale, sempre nell'ambito del riequilibrio finanziario. Accesso dei mercati del capitale che presuppone però regole di governance evolute. Regole di governance che oggi ci ritroviamo tra l'altro menzionate anche nei provvedimenti emergenziali. Se noi prendiamo l'articolo 26 del decreto rilancio, cioè il fondo patrimonio PMI, gli strumenti postergati sottoscritti da Invitalia, lì troviamo un obbligo di relazione semestrale. Bene, non è la relazione semestrale evidentemente un presupposto sufficiente per il regole di governance, però non accede ai mercati se non vi. Secondo ambito degli strumenti è quello che attiene invece alla risposta delle esigenze della competenza aziendale, competenza manageriale e della tutela della filiera. I percorsi qui sono tendenzialmente quelli di aggregazione di imprese, compartecipazione alla creazione di valore da parte nell'ambito della filiera, principalmente da parte della capofiliera, contratti di rete, consorzi di acquisto. Certamente è un tema di mitigazione di quello che è l'impatto in capo alla filiera, ma anche acquisizione delle competenze per linee esterne attraverso processi aggregativi. Gli strumenti nel codice civile per la SPA ci sono e sono veramente variegati ed ampi, mancano nella SRL, gli incentivi sono un presupposto necessario. Il primo incentivo è evidentemente lo stato di difficoltà, viene da solo, è già interno, però incentivi esterni sono quanto mai importanti. Io credo che, e qui chiudo, abbiamo assicurato una
adeguata resilienza delle imprese. Adesso dobbiamo domandarci che cosa occorre per la sostenibilità e quindi per approcciare la ripresa, sapendo che il dopo non sarà uguale al prima e che la ripresa non verrà da sé, ma necessita di cambiamenti proattivi da parte delle singole imprese. Grazie. Ringrazio Riccardo Nanalli per questa relazione che ha toccato veramente dei problemi di sistema e per noi giuristi è certamente una occasione di riflessione che ci riserviamo di rinviare anche poi al nostro convegno. Un unico spunto, anche sempre di nuovo in chiave problematica, mi sembra che in questa segnalata necessità di passaggio, per usare la formula, dalla resilienza alla sostenibilità, come si debbano coordinare strumenti di diritto pubblico o, se vogliamo, di intervento dello Stato e quanto invece deve essere affidato al mercato. Credo che è tema di vertice, ma sicuramente è toccato da questi argomenti. E do adesso la parola a Mario Notari per un tema attuale e nuovo, le fondazioni industriali, un nuovo modello di holding no profit per i gruppi quotati. Grazie Mario per la tua relazione. Grazie Paolo e buongiorno a tutti. Mi piace molto dare il saluto qui dalla sede della Fondazione Courmayeur, qui a Courmayeur, con il pensiero e la speranza che ci ritroveremo presto nel convegno di aprile e poi riprendendo la tradizione di tutti i convegni di settembre come tutti gli altri. Affronto il tema del mio convegno, della mia relazione, il cui titolo è stato anticipato da Paolo, con due brevi notazioni di premessa. La prima è che cosa si intende, quantomeno in questo contesto, per fondazioni industriali, e nel secondo quali connessioni ha questo tema con il tema del convegno che stiamo introducendo con questo seminario. Allora, partendo dal concetto di fondazioni industriali, al di là della appropriatezza del termine, si intende le fondazioni in senso proprio, quelle del libro primo del Codice Civile, per intenderci, il cui patrimonio sia costituito da una partecipazione di controllo in una società non bancaria che sia quotata o non quotata. In questo senso si distinguono le fondazioni cosiddette industriali, quantomeno nell'uso giornalistico o di alcuni economisti di questi ultimi tempi, sia dalle fondazioni bancarie, tipicamente fondazioni poste nella titolarità di partecipazioni di controllo o anche non di controllo di banche, ma anche fondazioni di impresa che nella letteratura privatistica sono note come fondazioni controllate da imprese e quindi con principalmente scopi di erogazioni, oppure fondazioni del settore non profit che svolgono direttamente attività di impresa nell'ambito del terzo settore. Forse la locuzione più azzeccata potrebbe essere quella di fondazioni holding in settori industriali e quindi non finanziari e non bancari, ma comunque sia ci intendiamo su questo concetto. Come si lega questo modello di fondazione holding con il convegno 2020 del organizzato quest'anno? Ecco, questo convegno ha due filoni principali, come ricordava Paolo. Il primo è legato agli interessi che vengono perseguiti dall'impresa e dalla società quotata in particolare e quindi alla rilevanza dei diversi stakeholders, come benissimo Micomberto ha sviluppato nel suo primo intervento. E il secondo è quello della governance societaria, con un'evidente interconnessione fra i due aspetti. Ecco, le fondazioni holding da un lato connotano il primo aspetto, perché evidentemente la finalità sociale della fondazione holding finisce per caratterizzare poi anche l'impresa da essa stessa controllata, e il secondo perché
la stessa governance della Fondazione Holding si riflette sulla governance della società quotata o non quotata da essa controllata. Se questi sono, diciamo così, i termini essenziali del discorso, il modo con cui questo si inserisce nel convegno di cui questo seminario è una sorta di prologo, ci possiamo domandare quali siano le questioni di fondo di questo modello Fondazione Holding nel panorama attuale. Questioni di fondo che mi limito ad accennare, appena sviluppare in questo primo intervento, per poi essere più adeguatamente approfondite nella relazione che ho in programma per il convegno di aprile. Quali questioni di fondo? Beh, anzitutto ci possiamo chiedere perché può essere vantaggioso il modello della Fondazione Holding nell'ambito delle società quotate. E accanto a questo, quali esempi esistono e con quali risultati nel panorama internazionale relativamente al modello delle fondazioni holding? E con più legame alla più stretta attualità, perché la congiuntura del Covid-19 e di tutti i problemi anche economici che ne sono conseguiti rende forse ancora più opportuno guardare a questo modello della Fondazione Holding. Accanto a queste questioni di fondo, su cui svolgerò qualche breve considerazione subito, si può poi andare avanti a chiederci quali sono gli svantaggi o i pericoli che possono comportare le fondazioni come modello di holding di un gruppo industriale o di un gruppo quotato e quali ostacoli si frappongono a una loro maggiore diffusione nel loro paese e conseguentemente quali eventuali provvedimenti normativi o regolamentari potrebbero aiutare la loro maggiore diffusione. Ma partiamo dal primo dei quesiti che ponevo, cioè perché può essere vantaggioso il modello delle fondazioni holding nell'ambito di un gruppo industriale quotato o non quotato, ma in particolar modo anche quotato. Beh, anzitutto la prima risposta che viene data e che viene anche in parte sviluppata dagli economisti è che è ragionevole pensare che questo modello favorisca una impostazione della gestione imprenditoriale finalizzata a lungo periodo e non limitata ad una ottica di breve periodo, e questo certamente relativamente agli interessi da perseguire è uno dei profili di maggiore attenzione, come già parole di Umberto prima ricordavo. E accanto a questo è anche ragionevole pensare che un modello di questo tipo aiuti ad una maggiore attenzione alla tutela di interessi di tutti gli stakeholders e non solo della produzione di utili e di utili nel breve periodo per gli azionisti. Da un altro punto di vista, un ulteriore vantaggio di questo modello può essere quello che è un modello spesso idoneo, o che si è verificato, o si è realizzato come essere un modello idoneo, per risolvere problemi di passaggi generazionali. Questo soprattutto quando il fondatore o la generazione che dà il passaggio generazionale ritiene che la famiglia abbia delle situazioni che in quel momento, in quella fase storica dell'impresa, non realizza pieno le esigenze di prosecuzione dell'impresa. E infine si è visto, e ci sono anche evidenze empiriche di questo, che le imprese che hanno una fondazione holding al proprio vertice sono imprese che hanno una maggiore propensione a investire in spese di ricerca e sviluppo, che questo certamente può aiutare sia l'ottica individualistica dell'impresa, ma anche un'ottica più generale di ulteriore progresso. E quindi, se questi sono i possibili vantaggi, quali esempi esistono e con quali risultati nell'attuale panorama internazionale? Ora, c'è un paese, come forse a molti di coloro che ascoltano è noto, che è un po' la Mecca, è un po' il luogo, il terreno di coltura privilegiato di questo modello, che è la Danimarca. In Danimarca ci sono grandi imprese molto, molto famose che sono rette da fondazioni holding, fondazioni industriali, la birra Carlsberg è probabilmente la più nota,
ma a livello globale ha dei dati veramente significativi. Pensate che a livello di capitalizzazione di borsa, il 54% della capitalizzazione di borsa è fatta da società quotate che sono rette o con partecipazioni significative di fondazioni holding o fondazioni industriali. 54%. Le fondazioni holding detengono direttamente il 10% dello stock del capitale fisso della borsa danese. E le imprese che sono controllate da fondazioni holding contribuiscono al 25% dell'export nazionale dell'intero paese. E, dato ancora più significativo, al 60% delle spese di ricerca e sviluppo delle imprese danesi. Quindi una presenza molto significativa con ormai un track record radicato nel tempo, perché sono non solo decenni, ma alcune di esse hanno superato il secolo di storia, con risultati anche economici di ottima soddisfazione. Ma non è solo la Danimarca, il paese dove sono presenti questi tipi di vertice aziendale dei gruppi quotati, un po' in giro per l'Europa ce ne sono diversi. Una carrellata di nomi ci può far capire che non sia una cosa sporadica. In questo novero rientrano IKEA, Rolex, Bosch, Victorinox, Playmobil, il gruppo Tata, il gruppo Bertelsmann, Pierre Fabre e così via. Quindi diverse realtà molto importanti in Europa, probabilmente maggiormente sviluppate nell'ambito del Nord Europa, con ragioni che possono poi essere ulteriormente indagate. Mi avvio rapidamente alla conclusione di queste prime osservazioni, per mantenere poi il tempo anche per gli altri e per un eventuale poi ritorno. Perché un cenno all'attualità? Perché la congiuntura Covid forse può rendere ancora più opportuno pensare a questo modello di struttura delle grandi imprese, grandi o medie imprese? Beh, abbiamo tutti analizzato il fatto che il ridotto numero di campioni nazionali nel nostro paese, cioè di imprese di entità grande, di dimensioni significativa, che hanno la capacità di reggere l'emergenza e eventualmente anche di fare acquisizioni in questo periodo, e la ridotta dimensione media delle nostre imprese, Riccardo Rannalli ha appena parlato di nanismo, hanno creato in una situazione di emergenza, di difficoltà come questa, un pericolo del saccheggio, come qualcuno l'ha chiamato, pericolo del saccheggio rispetto al quale il nostro paese ha reagito con delle norme protettive, il cosiddetto Golden Power, la necessità di segnalare al governo acquisizioni quasi di qualsiasi tipo. Ecco, forse a fianco di norme protettive si potrebbe forse porre anche una struttura degli assetti proprietari dell'impresa che, anche tramite il modello della fondazione d'impresa, potrebbe forse reggere meglio e potrebbe essere anche forse disposto a destinare parte delle proprie risorse a misure di sostegno, come ad esempio sono state fatte misure di sostegno, sono state attuate da fondazioni di impresa tra quelle che vi ho citato prima in questo periodo. Non si può forse dire che le fondazioni di impresa siano una risposta all'emergenza. Forse più propriamente possiamo dire che la loro presenza sia un buon antidoto per affrontare meglio future congiunture di crisi. Ma anche questo può essere un motivo per cui dobbiamo guardare a questo modello come un aspetto interessante, vedere se si possa sviluppare nel nostro paese. Ma lascerei, dopo questi 12-13 minuti di intervento, come Paolo ci aveva inizialmente assegnato, sia la prospettiva problematica sia la prospettiva di eventuale sviluppo ai cenni che potrò fare in seguito, ma soprattutto all'approfondimento nell'ambito del convegno di aprile. Quindi vi ringrazio tutti dell'attenzione e ricedo la parola al nostro coordinatore. Prego Paolo. Grazie Mario, davvero una relazione anche questa di notevole interesse, almeno per i seguenti profili. Il primo, aver dato un quadro, sia pure sintetico, della rilevanza del fenomeno in
altri ordinamenti anche attraverso dati statistici che anche per il giurista devono essere un elemento di riflessione. Il secondo profilo, sia pure anticipato ma con sintesi lucida, sulle finalità che attraverso la holding industriale o holding impresa possono essere perseguite e la correlazione con dei problemi storici dell'economia italiana, e cioè la ridotta dimensione delle imprese, lo scarso rapporto con il mercato da un lato e il tema della successione familiare. Ultima considerazione, giustamente Mario diceva questo non è come dire, la panacea di tutti i mali o lo strumento risolutivo, ma come sempre è opportuno che il legislatore metta a disposizione degli operatori e delle imprese degli strumenti che potenzialmente possono raggiungere determinati obiettivi. Naturalmente sul tema il dibattito è aperto e do adesso la parola a Gaetano Presti che riprende un tema generale discusso nel quadro di questa trasformazione dell'interesse sociale con tutti i problemi che abbiamo già segnalato, la sua relazione è dedicata alle politiche di remunerazione. Allora, grazie Gaetano per la tua relazione. Grazie a te Paolo, grazie per l'invito al convegno e a questa anticipazione del convegno e prima di tutto un caro saluto a tutte le amiche e gli amici che sono collegati e che purtroppo non possiamo incontrare fisicamente in questa occasione. Fra tutti i temi dell'incontro di oggi, il mio probabilmente è quello più di nicchia, quello sulla remunerazione degli amministratori, ma come accennava Paolo, è collegato poi dopo alla fine anche con i temi più di vertice di questo incontro. In realtà il tema della remunerazione degli amministratori tradizionalmente era sostanzialmente un affare privato tra amministratori e soci o tra consiglio e amministratore delegato per quanto riguardava la sua speciale remunerazione, ma nel corso del tempo è diventato di importanza sempre crescente perché si è visto che era una questione di interesse generale che può giustificare e come vedremo più avanti, interventi di hard law o di soft law. Per fare una velocissima carrellata, sappiamo che a un certo punto il tema delle remunerazioni è stato visto come una sorta di strumento magico per allineare gli interessi degli amministratori con quelli dei soci, quindi per risolvere questo fondamentale problema di agency. Ci si è poi resi conto che in realtà, oltre ad essere uno strumento che può aiutare a risolverlo, è esso stesso un problema di agency, un delicatissimo problema di agency, perché gli amministratori esecutivi e in particolare l'amministratore delegato hanno nei confronti degli altri soggetti che sono coinvolti in questa vicenda un ineliminabile vantaggio informativo che gli consente di, come dire, di negoziare, di trattare con il coltello dalla parte del manico, ed oltre ad avere un vantaggio informativo hanno anche una posizione relazionale di privilegio, diciamolo in termini molto soft, un certo ascendente nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministrazione, anche nei confronti della compagine sociale. Per cui questo modello, insomma, delle stock option come strumento per allineare gli interessi, ha vissuto una prima fase di crisi con gli scandali di inizio millennio, dove si è visto che
ciò poteva incentivare in alcuni casi dei fenomeni di finanza creativa, ma anche di contabilità creativa, di informazione al pubblico creativa, in modo da poter incamerare grossi compensi, ma più ancora poi dopo con la crisi del 2008, dove si è visto in termini generali, al di là dei casi eclatanti di abuso, che spesso, come dire, la vittoria per gli amministratori, per la parte variabile dei compensi, era troppo facile. E quindi, come dire, guadagnavano due volte, perché per un verso, essendo una parte del compenso variabile, se ne poteva chiedere un aumento, essendo una componente aleatoria, ma dall'altra parte l'alea era estremamente ridotta. E si è visto poi che, particolarmente nel settore finanziario, questo comportava una esaltazione delle prospettive di brevi termini e l'introduzione nel sistema di rischi che venivano esternalizzati sul pubblico. D'altra parte, in quel momento si è visto bene come su questo argomento bisogna stare particolarmente attenti, perché si presta molto a derive populistiche che sono particolarmente pericolose. Da lì, insomma, dalla grande crisi è cominciata una ricerca di correttivi che ha coinvolto tutti a tutti i livelli, a livello sovranazionale, dal Financial Stability Board ai plurimi interventi con raccomandazioni e direttive della Comunità Europea, a livello nazionale, a livello di normativa primaria e a livello di normativa secondaria. In Italia, per esempio, a livello di normativa secondaria nel settore bancario, quindi con delle regole particolari per quell'ambito, è da segnalare, poi dopo ovviamente ne parlerò più diffusamente al convegno, l'intervento di Banca d'Italia nelle sue disposizioni di vigilanza, che detta delle regole molto 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 specifiche e molto precise, e anche la soft law, quindi l'autodisciplina in materia, che è particolarmente importante, e qui il riferimento è alle diverse versioni del codice di autodisciplina, da ultimo sfociate nel codice di corporate governance, che tra poco entrerà in vigore. A me sembra che tra tutte queste ricerca di correttivi possono fondamentalmente nuclearsi tre modelli principali. Il primo modello è il modello che pone dei limiti che possono essere strutturati in vario modo, in modo, diciamo, abbastanza generale e generico, come abbiamo un esempio nella paragrafo 87 dell'Axien Gesetz, dove è stabilito che il compenso della direzione deve essere adeguato rispetto ai compiti e alle prestazioni dei consiglieri, e non deve superare senza particolari ragioni la retribuzione normale, dove ovviamente ci sono grandissimi dubbi e incertezze su come questa può essere verificata. Ma ci sono anche altri esempi di limiti, magari non trasposti ancora in legge, ma che continuano a riaffiorare. Faccio l'esempio del referendum che si era tenuto qualche anno fa in Svizzera per stabilire un limite massimo di remunerazione degli amministratori in relazione alla retribuzione, non mi ricordo in questo momento se media o minima, dei dipendenti della società, che è una cosa che torna, perché l'altro giorno mi è capitato di vedere che viene tuttora avanzata dai laburisti inglesi. Un modello completamente diverso da questo è il modello che è poi quello comunitario, al quale noi ci siamo adeguati, che affronta la questione in termini di
procedimentalizzazione della fissazione dei compensi degli amministratori, di competenza in materia e di disclosure sia ex ante sia ex post. Tutta la discussione, diciamo, sul say on pay e connessi, dove non sto in questa sede a ripetere gli sviluppi che si sono avuti in materia e di cui abbiamo il riflesso anche per quanto riguarda le quotate nel nostro testo unico e finanziario, con l'ultima versione del 123 ter, mi pare, con il voto vincolante, ma vincolante in un modo un po' particolare, sulla prima parte della relazione sulla policy remuneration e con il voto non vincolante sulla seconda parte. Credo che sia poi identificabile un terzo modello che in qualche modo è intermedio fra i primi due e che trova riferimenti e nella hard law, per esempio disposizioni di Banca d'Italia, e nella soft law, quindi codice di corporate governance, dove non si vanno a fissare rigidamente dei limiti alla remunerazione, ma si pongono dei limiti al design della remunerazione, fissando poi dopo dei criteri per la sua identificazione. E qui i profili sono plurimi. Se guardo il codice di corporate governance, vedo che viene lapidariamente detto che la politica per la remunerazione è, deve essere, insomma, nel disegno del codice di corporate governance, funzionale al perseguimento del successo sostenibile. Successo sostenibile, ci ha ricordato prima Paolo come viene ricordato, ma lo ripeto, creazione del valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, con un correttivo, con una limitazione, io lo interpreterei così, che è il tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la società. Qui per le remunerazioni poi nello specifico si aggiunge un secondo tenuto conto, un tenuto conto speciale, cioè quello della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo. Ma in questo ambito di limiti al design della remunerazione entrano tutte quelle varie regole che stabiliscono proporzioni tra la parte fissa e la parte variabile del compenso. Qui pensiamo a Banca d'Italia, che di regola stabilisce un rapporto che non dovrebbe essere superiore a 1-1 e che solo in casi particolari può essere portato a 1-2. Tra le diverse componenti della parte variabili, cioè tra la componente, diciamo, cash e la componente in azioni e strumenti finanziari, sul disegno dei cosiddetti trigger events, cioè quelli che fanno scattare la parte variabile della remunerazione, con un accento sostanzialmente in tutte le fonti sul fatto che questi dovrebbero essere tarati, ma già lo dicevamo prima, sul successo nel lungo termine e non nel breve termine, quindi tutte le regole relative al vesting period, alla retention e a questo nuovo strumento che corre il rischio di diventare un po' un nuovo mantra in materia, che è quello del clawback, cioè la possibilità di pretendere dagli amministratori la restituzione di tutto o parte del compenso variabile che hanno restituito.
Questo è un tema sul quale mi fermerò abbastanza poi dopo nell'ambito della relazione ad aprile, perché clawback può significare tante cose. Per esempio, il modello americano di clawback è molto diverso dal modello europeo e che è quello usato anche dalla Banca d'Italia. Negli Stati Uniti è, diciamo, in termini oggettivi, se successivamente si accerta che quel risultato non era stato raggiunto indipendentemente dalla ragione per cui questo succede. Nel modello europeo invece c'è una componente soggettiva che poi diventa anche una componente discrezionale per coloro che devono prendere l'iniziativa, molto forte, perché viene legata a mancanze da parte degli amministratori. E su questo allora mi limito a segnalare come questo istituto del clawback pone dei problemi di coordinamento molto forte, per esempio con le azioni di responsabilità. Non ho guardato bene l'ora, ma mi avvio verso la conclusione, perché quello che volevo dire come parte finale è che, diciamo, questo ultimo modello, quello sui limiti al design della remunerazione, quello della funzionalizzazione della remunerazione al successo sostenibile e così via, indica un ulteriore aspetto di rilevanza della remunerazione, non più come un mero profilo tecnico di governance per allineare gli interessi, come si diceva una volta, ma come un fine stesso della governance. E qui mi ricollego a quello che diceva Paolo all'inizio. Fa parte dei plurimi indizi che indirizzano verso quella strada, cioè siamo in una situazione dove il legislatore o altri regolatori, insomma, non prendono espressamente posizione sui fini della società, ma ci sono una serie di regole laterali, principalmente quella per le quotate, quella sul bilancio sociale e quelle sulle remunerazioni, che portano verso il perseguimento di interessi anche diversi rispetto a quella della valorizzazione delle azioni. Su questo punto, e qui concludo, ricordo anch'io che pochi giorni fa c'è stato il cinquantenario di quell'articolo fondamentale di Milton Friedman, e il dibattito che si sta sviluppando sull'attualità di quell'articolo credo che sarebbe utile per tutti rileggerlo, al di là della vulgata, perché gli insegnamenti di quelle poche pagine per la gran parte credo che siano ancora attuali. Mi riservo poi un paio di minuti nel secondo giro per due accenni proprio sul rapporto, diciamo, pandemia a remunerazioni che poi saranno sviluppati al convegno. Grazie. Grazie Gaetano, la tua relazione è stata estremamente efficace e ha ben segnalato come si sia passati da una visione, diciamo, populistica o di mera, tra virgolette, giustizia sociale sul tema delle remunerazioni, ad esempio le valutazioni proporzionali della remunerazione del manager rispetto alla remunerazione media dei dipendenti, a un approccio attento alla rilevanza del tema sia sulle politiche di gestione dell'impresa, sia addirittura sul funzionamento dei rapporti management-soci e quindi sul funzionamento dei mercati. Per dirlo con una battuta, il passaggio dai golden parachute al discorso dei clawback segna un po' l'evoluzione della riflessione su questo tema. Ma non voglio rubare altro tempo e do la parola a Nicolò Abriani per la sua relazione sul nuovo codice di corporate governance. Grazie Nicolò, a te. Grazie Paolo, grazie a te, a Mario, agli organizzatori
per questa prima occasione di confronto. Il tema che mi è stato assegnato, quello del codice corporate governance, si è voluto, abbiamo condiviso questa scelta, collocarlo al fondo proprio per evitare sovrapposizioni su temi che sono presenti nel codice ma che sono già da par loro state anticipate e illustrate dai nostri colleghi e amici che hanno parlato sinora. Il codice ha ormai una sua seniority, nel senso che può anche votare al Senato, avendo compiuto 21 anni, e per il suo ventennale ha operato la revisione più significativa, almeno dal 2006, il codice del 1999, sappiamo come genesi, nel 2006 ha avuto la sua revisione più significativa. Ci sono stati altri interventi, naturalmente, negli anni più recenti, ma non così significativi, e del resto degli interventi più recenti, quelli degli ultimi anni, sono confluiti nelle ultime norme del codice, che sono anche quelle meno significativamente innovate. E modificata la struttura del codice, si è sprovincializzato, per quello che ancora rimaneva di provinciale, il codice di corporate governance, anche nel suo nome, se vogliamo. Certamente è un codice delle società quotate dove il genitivo da oggettivo diventa sempre più soggettivo, se pensiamo al ruolo che nella sua elaborazione di quest'ultima versione predominante hanno avuto gli stessi emittenti, senza, come dire, sminuire il ruolo della componente accademica, naturalmente, ma certamente il ruolo degli emittenti e dei rappresentanti degli investitori istituzionali ha avuto un ruolo crescente dalla genesi del codice ad oggi e trova il suo acme in quest'ultima versione, che consente anche di fare tesoro di quel attento monitoraggio, grazie a Sonio in primo luogo, ma non soltanto, sulle criticità e profili di ancora non piena adeguatezza del codice e della sua attuazione, che effettivamente hanno dei primi tentativi di risposta nel codice. Il codice tiene conto naturalmente del contesto internazionale, delle evoluzioni non solo al di là dell'oceano, dove evidentemente abbiamo una tradizione ben diversa, non comparabile sul piano dell'autoregolamentazione, ma quelle indicazioni che Paolo all'inizio e che Umberto successivamente ci hanno ricordato della Business Roundtable e in generale il superamento dello short-termismo, l'attenzione all'engagement degli investitori istituzionali, sono tutti profili di cui si è tenuto conto anche nella dimensione interna, ma certamente il punto di riferimento è anche nella struttura il codice UK, che come dire, è da sempre l'antesignano, è stato l'antesignano ed è tuttora punto di riferimento, che nel 2018 ha avuto la sua ultima revisione, nella logica del short and sharp, cioè della semplificazione, della razionalizzazione, che troviamo scolpita anche nel codice, non fosse altro per la sua nuova struttura, che vede un sensibile snellimento con una selezione a principi e raccomandazioni, senza più quel corpo per alcuni versi effettivamente esuberante di commenti che si era stratificato negli anni precedenti. Commenti che saranno in parte destinati a, sono già stati in una parte molto selezionata, confluiti nelle raccomandazioni, per le altre invece da questo punto di vista almeno questo elemento di fortuna c'è in questo rinvio del convegno d'aprile, perché almeno per chi vi parla, perché iniziano a livello embrionale a formarsi le prime Q&A che dovrebbero da aggiornare periodicamente e su richieste degli emittenti dovrebbero definire i profili più strettamente applicativi espunti dalle raccomandazioni e dai commenti e integrati appunto dalle Q&A. Questa struttura semplificata si traduce in soli 6 articoli, per l'appunto strutturati solo sulla base di principi e di raccomandazioni. L'articolo 1 sul ruolo dell'organizzazione è già stato oggetto in larga misura di considerazione, tornerò su un profilo peculiare, cioè il ruolo dell'organo amministrativo negli assetti e segnatamente negli assetti statutari, che forse è la novità più significativa.
Nell'articolo 1 diciamo confluiscono il vecchio articolo 1, l'articolo 9 nel rapporto con gli azionisti, che qui assurge a principio a dimostrazione della nuova sensibilità che su scala internazionale sul tema è emersa, assurge a, almeno a livello di principio generale nell'articolo 1, che è nell'articolo 9. E questo è l'altro tema molto interessante, i sistemi, gran parte di quello che ha detto di sistemi di gestione e controllo alternativi confluisce qui, perché uno dei vantaggi da questo punto di vista davvero sprovincializzanti del nuovo codice di corporate governance è che non c'è più quella struttura domestica basata sul sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che vedeva poi un articolo finale di adattamento a chi optasse per i modelli alternativi, cioè un modello di base configurato con l'organo di amministrazione e l'organo di controllo, che poi si declina, per chi vuole arricchirlo, del collegio sindacale, e al tempo stesso semplificando alcuni aspetti dell'organo interno amministrativo proprio del sistema monistico, e chi vuole addirittura passare al sistema molto più articolato del sistema dualistico. Da questo punto di vista, la scelta della neutralità rispetto ai sistemi di amministrazione e controllo rappresenta un'evoluzione particolarmente importante e forse il presidente indipendente è uno dei due tasselli della governance più significativi. Dopodiché, naturalmente, dal provincialismo all'esterofilia eccessiva il passaggio potrebbe essere breve, e per parafrasare Lenin, l'esterofilia eccessiva è la malattia senile del provincialismo, quindi bisogna anche fare attenzione a non buttare i nostri bambini con l'acqua sporca. Però al tempo stesso certamente si apre uno scenario nuovo tanto più importante nel momento in cui si assegna all'organo amministrativo un ruolo decisivo nel valutare gli assetti e nel proporre le modifiche degli assetti statutari, e quindi verificare se l'assetto attuale, in primo luogo di governance e poi una serie di altre regole che valgono anche per il metodo di elezione dell'organo amministrativo, che valgono per il voto maggiorato, tutti elementi che sono stati magari modificati effettivamente in questi ultimi anni, ma sono stati modificati talvolta con un ruolo un po' agnostico del Consiglio di amministrazione, che prende atto che queste sono competenze delle modifiche statutarie dell'organo, degli azionisti in assemblea, e viceversa la nuova disciplina indica chiaramente nel Consiglio di amministrazione, nell'organo amministrativo, l'organo qui compete un ruolo, come dire, di scintilla, di verifica dell'adeguatezza degli assetti e di scintilla cinetica della modifica degli assetti statutari che non risultino più aderenti o più efficienti, ovviamente proponendoli poi, per quanto riguarda le modifiche statutarie del sistema di governance, del sistema di voto maggiorato e del voto in lista, che potrebbe essere modificato. Abbiamo visto quest'estate una delle più importanti banche italiane che ha proposto, adesso è in procedimento in corso naturalmente di svolgimento, il passaggio dal sistema maggioritario al sistema di voto proporzionale con metodo D'Hondt, che è il metodo ad esempio che già altre banche come Mediolanum e Carige adotta, e anche qui su iniziativa dell'organo amministrativo. Ora, la neutralità dei sistemi, il ruolo dell'organo amministrativo, anche che è un ruolo che, come penso, cito uno degli amici che ha studiato per primo questi temi, Mario Stella Richter, rispetto al ruolo dell'organo nel proporre le modificazioni degli assetti anche statutari. La previsione, pensiamo per il sistema monistico, che si possa attribuire al comitato per il controllo sulla gestione un ruolo di comitato controllo rischi, che potrebbe, semplificando effettivamente l'assetto di governance, iniziare a prefigurare un'applicazione molto più ampia nelle società di minori dimensioni ed eventualmente anche a proprietà concentrata, mentre finora sappiamo che in generale i sistemi alternativi, ma segnatamente il monistico, nelle quotate ha avuto un'applicazione elettiva per alcune realtà apicali del modello. Parlando di realtà apicali, naturalmente l'altro aspetto cruciale, insieme alla neutralità rispetto al modello societario, è l'adozione di principi di flessibilità e di proporzionalità. Flessibilità e proporzionalità che si traducono poi naturalmente nelle nuove e più puntuali definizioni di
società di maggiori dimensioni, di grandi dimensioni, e di società a proprietà concentrata. La prima distinzione è una distinzione che va oltre quelle del FTSE MIB e aggiunge 15-20 società, se ho fatto bene i calcoli, a quelle del... E perché le società la cui capitalizzazione è superiore a 1 miliardo, se ho calcolato bene, sono più di 60 rispetto alle 42-45. A fianco di questa distinzione abbiamo una distinzione, questa sì fortemente voluta da alcuni degli emittenti, tra società a proprietà concentrata e no, intendendosi per società a proprietà concentrata, una realtà ancora molto diffusa. Io ne avrei collettate più di 120 in realtà, le società quotate, cioè società in cui uno o più soci che partecipano congiuntamente a un patto parasociale di voto dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Tutto questo, questa duplice distinzione, è funzionale a una disciplina più flessibile e proporzionale che riserva, diciamo, in un climax ascendente, pensiamo alla anche, o se vogliamo, discendente, le grandi proprietà diffusa, non a proprietà concentrata, dovranno avere la metà, si raccomanda la metà degli indipendenti, che scendono a un terzo se la proprietà è concentrata e scendono a due se le società non sono grandi. Questo è già un elemento, diciamo, esemplare di questa. L'ulteriore profilo tra le altre novità che vediamo, che spiccano e che permette questa flessibilità, diciamo, di selezionare le raccomandazioni tra quelle riferibili a tutte le emittenti quotate e quelle riferibili soltanto alle società grandi e non alle piccole, riferibili solo alle società a proprietà diffusa e non a proprietà concentrata. Certamente rimangono in questa evoluzione alcuni tasselli, come dire, che dovranno essere precisati con la Q&A e alcuni problemi che non sono stati affrontati, pur almeno uno, penso l'engagement, che viene proclamato nell'articolo 1 ma poi non è stato poi declinato a livello normativo. E avevo un suo momento di emersione, perché uno dei punti più critici anche nel rapporto tra istanze informative e di rapporto con gli shareholders, in alcuni casi anche gli stakeholders, e la disciplina composita e delicatissima della MAR, naturalmente, delle informazioni privilegiate. Questo tema è un nodo gordiano che non si è, almeno un tema che si è poi accantonato nella versione definitiva, e che ha avuto invece dei momenti di emersione normativa, penso appunto alla sezione 1-ter degli articoli 124-4 e seguenti. Vi sono una serie di tasselli che tengono conto dell'evoluzione normativa, proprio sull'engagement della shareholder 2, le politiche di remunerazione di cui ha parlato ora Gaetano, i temi della sostenibilità che sono stati al centro delle riflessioni che mi hanno preceduto. C'è un rapporto dialettico sempre delicato tra autoregolamentazione e deteroregolamentazione, che ha uno dei suoi punti di emersione nella disciplina della diversity, che ha una visione molto più ampia nel codice. Nel codice si parla di diversità anche di genere e si richiede un'attenzione all'effettiva attuazione delle politiche di diversità anche e soprattutto nella struttura aziendale. Quindi uno dei compiti del Consiglio non è solo la sua diversità intrinseca, che prescinde dalla dimensione di genere, naturalmente, e che in una logica di sprovincializzazione dovrebbe anche implicare una maggior presenza negli organi delle società italiane di esponenti, diciamo, di professionalità che derivano da altri paesi europei e non solo europei, naturalmente, se del caso. Ora, e tanto più ove si passasse naturalmente a quell'evoluzione a sistema monistico o sotto altri ordinamenti di provenienza sistema dualistico nell'assetto di governance. Ecco, qui è un momento così anche, se vogliamo, peculiare di rapporto tra auto e deteroregolamentazione, perché mentre il codice veniva licenziato recependo l'indicazione di un terzo
dei componenti del genere meno rappresentato, dall'altra la legislazione andava oltre enunciando i due quinti, per cui la norma del codice riprenderà vigore in termini di comply or explain nel momento in cui, quando magari saremo tutti in pensione, non sarà più vincolante la disciplina cosiddetta transitoria sulle quote di genere. Però appunto l'importante è vedere la diversità in una logica molto più allargata. Vado a chiudere segnalando il profilo, allora, tra i tanti temi che meritano senz'altro di essere oggetto di un'attenzione da parte del Q&A e di riflessione in quel work in progress che è la corporate governance e quindi anche il suo codice, segnalo alcuni momento evolutivo del presidente indipendente che certamente, come dire, è il frutto anche di una spinta di alcuni presidenti autorevoli, di una parte nuovamente di emittenti e anche di un'esperienza internazionale. A mio modo di vedere è in sé positivo. Si tratta però, ed è questo un tema generale che riguarderà in apicibus il presidente, ma in generale di ripensare con estrema serietà l'indipendenza. Con estrema serietà anche sul piano metodologico. Non sono uno di quelli che inizia, come molti stanno dicendo, a valutare il presidente dell'indipendenza in base alla sua remunerazione. Perché il problema della remunerazione di per sé per me non è dirimente. Il tema del presidente indipendente e dell'indipendenza dei componenti piuttosto è su remunerazioni ulteriori date in relazione a cariche in società controllate, che è un tema invece molto più delicato e che sfugge, come dire, spesso al monitoraggio. Quante volte abbiamo i sindaci nominati da associazioni? Scusa, Niccolò, prego di chiudere. Sì, nominati dalle minoranze che stanno solo nell'organo della società quotata, mentre invece quelli nominati dalla maggioranza vanno a presidiare anche 2, 3, 4, 5 realtà delle controllate. Questo è un tema delicatissimo. Ma il tema dell'indipendenza va vista, ripeto, a livello metodologico, non solo perché il ribadito principio di prevalenza della sostanza sulla forma lì è stato spesso rovesciato, penso anche solo all'explain sui 9 anni, cioè il più delle volte si è evocata una sostanza di indipendenza nonostante l'indicazione fosse per il venir meno della stessa, con un explain spesso del tutto inadeguato o, come dire, autoreferenziale, e qui bisogna fare molta attenzione. Ma dicevo, innanzitutto il metodo, cioè quando si valuta l'indipendenza fin dall'inizio? Si valuta normalmente in un consiglio di amministrazione che si tiene alla fine di un'assemblea, quella che ha rinnovato le cariche, che è durata magari 8, 9, 10 ore, per quelle 19 si riunisce il consiglio di amministrazione che battezza l'indipendenza dei componenti per poter formare i comitati, e lo fa in un contesto in cui nessuno al momento delle liste, nemmeno i sindaci, se non con una omologazione veramente formale della società all'organo di controllo, ha potuto vagliare l'indipendenza. C'è un'autodichiarazione e questo momento di verifica, che richiederebbe ben altra attenzione da parte degli altri amministratori e da parte del collegio sindacale, viene demandato a questa frettolosa valutazione finale. Questo è uno degli elementi più rilevanti da considerare per dare effettività ai principi che questo codice inizia a individuare, e altri cercheremo di dirli nella parte, se tornerà ancora il floor. Grazie. Ringrazio Niccolò Arbriani, che mi scuso di averlo richiamato al tempo che è un po' compresso, e il tema che gli era affidato era certamente estremamente ampio. Io darei a questo punto la parola a ciascuno dei relatori per un flash finale e, cercando di rispettare se non esattamente le ore 12, ma quantomeno le ore 12 e 15, che come accademici credo che il quarto d'ora accademico ci sia concesso. Allora chiederei a Umberto Tombari di un suo intervento conclusivo.
Grazie Paolo, cercherò veramente di essere estremamente sintetico e quindi procederò per flash. Il tema che diciamo, dobbiamo affrontare come giuristi italiani, che magari poi anche nel convegno di Courmayeur di aprile affronteremo in modo più dettagliato, è quello del se è giunto il momento di modificare il nostro ordinamento giuridico oppure no, sulla base del contesto che ho prima cercato di rappresentare, cioè chiedersi se l'ordinamento giuridico italiano oggi deve essere modificato e se sì a quale livello. Perché dico a quale livello? Perché dobbiamo innanzitutto chiedersi se l'intervento normativo deve essere a livello di scopo della società, quindi ad esempio ripensando il 2247 o comunque introducendo norme sulle finalità della società, oppure a livello di doveri degli amministratori. Non è un caso che ad esempio a livello comunitario si sta intervenendo a livello di doveri degli amministratori. Io credo che da un punto di vista sistematico, ma è esclusivamente un cenno, una provocazione, sia invece più opportuno partire da un ripensamento eventuale della finalità della società e poi di quale società, solo la società per azioni, anche le altre società, e poi conseguentemente passare sui doveri degli amministratori, un po' come è accaduto in Francia. Se tuttavia questo è il tema, le opzioni che abbiamo di fronte e che si stanno un po' confrontando sono sostanzialmente due, veramente cerco di essere molto sintetico. Cioè, da un lato c'è chi sostiene con ottime argomentazioni che in realtà non vi sia un'esigenza di intervenire nel quadro normativo attuale, in quanto sulla base di norme anche indirette, ce lo ricordava prima Gaetano, anche di recente introduzione, tutta l'attuazione della Shareholder Rights 2 sui principi di sostenibilità a livello di engagement, a livello di politica della remunerazione, prima ancora le dichiarazioni non finanziarie, insomma, vi sarebbero nel nostro ordinamento già degli embrioni attraverso normativa più che altro indiretta, tali da spostare o comunque diciamo allineare anche agli altri interessi le finalità della società. Quindi, secondo una prima opinione, non sarebbe necessario intervenire perché a certi risultati si potrebbe arrivare comunque a livello interpretativo. Questa tesi, che ripeto ha ottimi argomenti, nel senso che dal punto di vista interpretativo mi può trovare anche d'accordo, a mio avviso ha un limite, e cioè che se ci poniamo il tema di un intervento normativo, non lo dobbiamo porre tanto e solo a livello di dottrina accademica, quanto a livello di mercati e di investitori. Ecco allora che in questo caso ragionare solo a livello interpretativo è limitante, perché l'investitore non è che va a leggere tutti i libri più o meno interessanti che scriviamo, gli articoli più o meno interessanti che scriviamo. Quindi, se vogliamo intervenire a livello di sistema, forse un intervento normativo che chiarisce ciò che magari è già implicito oggi nel sistema potrebbe essere utile come spunto di riflessione. E allora, e chiudo veramente, se si va a un intervento legislativo, ancora una volta poi bisogna chiedersi, ed era l'interrogativo che ponevo, come intervenire, perché mi rendo conto che sia estremamente complesso intervenire su un sistema, su un argomento così centrale come il purpose della corporation, lo scopo della società. Ma anche qua mi limito semplicemente a due prime grandi possibilità. La prima è quella anche di estendere la impostazione del codice di autodisciplina, che ha coniato la formula, a mio avviso, molto stimolante e molto ben riuscita del successo sostenibile, per cui il successo sostenibile potrebbe essere portato dal codice di autodisciplina, salire al codice civile, oppure, ed era quella la proposta che avevo fatto anche nel mio breve saggio dedicato a questo tema, muoversi su un terreno ancora diverso, cioè quello di rendere la società, e cominciare dalla società per azioni, un modello funzionalmente orientabile, e dando la possibilità quindi allo statuto, ma ovviamente attraverso un precedente intervento del legislatore sul 2247, di scegliere il modello di società per azione, l'attuale con uno scopo lucrativo prevalente, portare la società benefit a livello di società di diritto comune, quindi di diritto generale, o addirittura prevedere anche una società per azioni che persegua scopi non lucrativi, scopi non profit, come accade in altri ordinamenti. In altri termini, portare il purpose, se vogliamo usare
nell'espressione di Colin Meyer, dei principi della British Academy al centro delle nostre società. Sono solo spunti, sono solo ovviamente provocazioni sulle quali poi torneremo anche nel convegno di aprile. Grazie. Grazie Umberto. La sintesi poi ha il pregio dell'efficacia. Chiedo a Riccardo Analli di intervenire. Molto rapidamente, due minuti. Un tema al quale avevo fatto cenno e non avevo sviluppato era il tema della capofiliera. Capofiliera che tendenzialmente è la quotata, o almeno quotata tendenzialmente è capofiliera. Il sostegno alla propria filiera deve arrivare in termini finanziari, e ci sono state dimostrazioni in fase di pandemia dove questo è avvenuto, in termini economici, in termini di tecnologia, in termini di competenza manageriale. Vi è una remora importante, e deriva dal rischio della responsabilità per direzione e coordinamento. Secondo cenno, molto rapido, al quale avevo fatto riferimento in termini di inadeguatezza della rivalutazione dei beni e anche della fair value option ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, è irrilevante, non pesano. Perché? Perché la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale la devo fare sulla base dell'adeguatezza finanziaria. Un'impresa è adeguata patrimonialmente quando lo è anche sotto un profilo finanziario. E questa è la riflessione che mi porta a dire che i patrimoni di carta non rilevano e non consentono il superamento di una criticità che oggi è emersa, e cioè l'assottigliamento dell'equity. Finito. Ringrazio Riccardo Ranalli che aveva esordito con un understatement di tradizione sabauda, dicendo che interveniva come uomo della strada. Se tutti gli uomini della strada avessero la sua preparazione, forse avremmo raggiunto già un obiettivo di sostenibilità. Rifletteremo su questi temi naturalmente nel convegno e anche nel periodo che dal convegno ci separa. Do adesso la parola a Mario Notari per un suo rapido intervento. Grazie Paolo. Dei quesiti di fondo che avevo lasciato non trattati nell'ambito della prima parte, forse uno merita qualche breve cenno in questi pochissimi minuti che ci rimangono, ed è l'interrogativo relativo agli ostacoli che si frappongono ad una maggiore diffusione di questo modello di fondazione holding anche nel nostro paese. Modello che non è del tutto assente, ci sono degli esempi, ma sono decisamente sporadici. E gli ostacoli possono essere di diverso tipo, possono esserci ostacoli culturali, possono esserci ostacoli fiscali, possono esserci ostacoli regolamentari o normativi e anche ostacoli di carattere successorio. E probabilmente in misura diversa ciascuno di questi è presente nel nostro paese. Quelli culturali certamente sono abbastanza radicati, abbiamo un'impostazione della nostra cultura, della trasmissione della ricchezza nell'ambito della famiglia, ben diversa da quella dei paesi del nord, dei paesi anglosassoni, quindi certamente questo è una path dependence che si sente e si continuerà a sentire. E forse anche una certa diffidenza nei confronti della capacità delle autorità di controllo di vigilare in modo obiettivo e imparziale su queste vicende. Gli ostacoli fiscali, a dire il vero, per una volta tanto sono quelli meno presenti, perché probabilmente per dar luogo ad un modello di questo tipo, oggi come oggi, gli ostacoli fiscali sarebbero quasi del tutto inesistenti, perché probabilmente si tratterebbe di una modalità sostanzialmente esente da imposte per realizzare un passaggio della proprietà dell'impresa e anche della grande impresa. Gli ostacoli regolamentari o comunque di carattere normativo non sono di poco rilievo. La vaghezza delle norme sulle fondazioni del libro primo è probabilmente eccessiva. Quello che viene dalle norme del terzo settore non è certamente sufficiente, perché molto probabilmente queste fondazioni holding non rientrerebbero nella fattispecie
degli ETS, degli enti del terzo settore, e quindi probabilmente qualche cornice un pochino più meglio congegnata per una figura di questo tipo sarebbe d'aiuto. Ma probabilmente l'ostacolo principale oggi come oggi nel nostro paese è quello della disciplina successoria. Qualsiasi fondatore di impresa o qualsiasi famiglia che vede questa possibile prospettiva per affidare l'impresa fondata o l'impresa della propria famiglia ad un governo di tipo affidato appunto a una fondazione, vede nelle norme della successione legittima e quindi quelle della quota di legittima spettante ai familiari stretti un ostacolo normalmente quasi insormontabile, fatta eccezione per i casi di situazione familiare dove non esistono né coniugi né discendenti diretti delle persone che sono titolari delle quote di controllo delle holding dei nostri gruppi. E quindi da questi possibili ostacoli poi derivano anche gli aspetti che potranno essere ulteriormente sviluppati, che sono come si può intervenire per creare un terreno un po' più fertile per lo sviluppo di un modello che forse merita di essere studiato e anche sviluppato. E con questo anche magari affrontando quelli che possono essere i pericoli del modello fondazione industriale, tema sul quale non mi sono soffermato in questi brevi cenni, ma che certamente potrà essere sviluppato in modo appropriato nell'ambito del convegno al quale spero di vedere in carne e ossa tutti i 240 partecipanti di oggi, oltre che gli altri relatori. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Grazie Mario per i tuoi due interventi. Se volessi sintetizzarlo in una forma, realtà e prospettive delle fondazioni d'impresa, e anche per la chiarezza e la rapidità della tua esposizione. Adesso do la parola a Gaetano Presti per il suo intervento. Grazie, avevo preannunziato due parole che saranno esattamente due sullo scenario Covid. La premessa è che tutti i pacchetti di remunerazione sono sempre stati pensati ovviamente in uno scenario di prospettiva di guadagni. Lo scenario cambia, lo scenario perlomeno nel breve periodo è quello di minimizzare le perdite più che di massimizzare i profitti. Questo pone già un bel problema, perché ovviamente il mantenimento di vecchi pacchetti indurrebbe a scelte particolarmente rischiose, perché soltanto in quel caso l'amministratore otterrebbe qualche cosa dalla parte variabile. Secondo punto, in uno scenario come quello che si prospetta di grandi difficoltà, anche di riduzioni della forza da lavoro, di ristrutturazioni, insomma il blocco dei licenziamenti ovviamente non potrà durare per sempre, diventa socialmente difficile giustificare bonus o compensi variabili per gli amministratori. Questo rende più insidiosa quell'obiezione demagogico-populista alla quale facevo riferimento prima, perché dall'altro lato, e con questo chiudo, è invece abbastanza banale considerare che lo strumento dei compensi degli amministratori può essere utilizzato per incentivare la transizione verso modelli di business che siano più resilienti nei confronti di nuove sciagure. Riccardo Ranalli prima ci diceva il dopo non sarà come il prima e la ripresa non viene da sola, questa dovrà essere aiutata anche da nuovi modelli. L'osservazione più semplice di tutte è quella relativa al cosiddetto smart working, che dovranno essere incentivate, e il tema del compenso può essere utilizzato come una leva per questo. Grazie.
Grazie Gaetano, grazie anche a te per questa sintesi efficace. Do ora ancora la parola a Nicolò Abriani per il suo intervento conclusivo. Questi ultimi 3 minuti, davvero solo una constatazione e una provocazione. La constatazione è che una delle novità interessanti anche della nuova versione codice è che assurge a categoria codificata quella del top management. Gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività delle società del gruppo che ad essa fa capo. Se consideriamo questo elemento insieme alla introduzione, codificazione e valorizzazione ulteriore del ruolo del segretario del consiglio di amministrazione, delle categorie di top management, dal responsabile interno all'audit in giù, che sono già incluse nella tradizione più recente del codice di disciplina, e della partecipazione ulteriormente sottolineata del top management con invito ai consigli di amministrazione, bene, tutto questo ci induce a segnalare che forse quando il codice stabilisce, enuncia il principio per cui la società per azioni, e poi estesa addirittura alle altre società, vede la gestione di esclusiva spettanza degli amministratori, naturalmente questa è una formula molto lata e molto insincera, perché l'amministrazione e la gestione della società è in capo al top management. E tanto più importante allora è il ruolo del rapporto e la codificazione anche del rapporto tra consiglio e top management, e il ruolo anche di interazione che può avere in questo ambito, senza nessuna sovrapposizione col CEO, il presidente. CEO, che ora invece è codificato, sembra essere assolutizzato, addirittura sembrerebbe necessario, anzi dovrebbe essere necessario l'explain se non gli si attribuisce il ruolo di responsabile incaricato del sistema di controlli. Questo è un elemento forse di rigidità che andrebbe ripensato. E da ultimo la provocazione, l'indipendenza. Torniamo all'indipendenza. Innanzitutto c'è un problema di barriera all'accesso per quel passaggio che vuole realizzare chiaramente tra le righe il nuovo codice al sistema monistico, perché nelle realtà di gruppo c'è il problema di individuare, di estendere l'indipendenza tra componente dell'organo di controllo a monte e componente dell'organo di controllo nelle principali partecipate, che oggi è propria solo del collegio sindacale. Ed è proprio, secondo la Consob, degli amministratori indipendenti. Però questo passaggio ulteriore che attribuisca al componente del Comitato per il controllo sulla gestione la possibilità di far parte degli organi di controllo delle partecipate, quale che sia il modello di amministrazione tra queste ultime prescelto, è un passaggio che richiederebbe un ulteriore supplemento di attenzione. Ma qui si pone l'ultimo tema a cui accenno, cioè chi sceglie gli organi di controllo? Ovviamente il problema non si pone per l'emittente, anche se lì si pone ad esempio per l'organismo di vigilanza 231. Chi sceglie, cioè è chiaro che poi spetta al CDA della emittente quotata deliberare chi andrà le proposte di nomina che saranno poi ratificate dal rappresentante nell'assemblea delle principali controllate, delle principali operative. Ma chi fa il processo di selezione? Siamo sicuri che risponda a una best practice, quella più diffusa, per cui è il CEO, il General Counsel, il CFO, a effettuare il processo di selezione dei sindaci, degli organismi di vigilanza, delle principali controllate, o non occorre anche ripensare in una logica evolutiva della governance a questo profilo? È uno dei temi che spero di poter, anche alla luce del Q&A che arriveranno, riprendere insieme a voi tutti, condividendo l'auspicio naturalmente che Mario ha fatto di rivederci con voi e con, visto anche la platea illustre che era convenuta telematicamente quest'oggi al convegno di cui ringrazio ancora gli organizzatori. Grazie Nicolò, io in chiusura desidero davvero ringraziare tutti i partecipanti, molto numerosi, che hanno seguito con costanza e attenzione la nostra tavola rotonda di oggi, che è per noi anche uno stimolo per approfondire i temi già qui parzialmente esplorati, ma anche tutti gli interrogativi che da questa discussione sono emersi. Io davvero
sono forse un po' in conflitto di interessi, ma desidero ringraziare vivamente tutti i relatori che sono succeduti nella tavola rotonda per la chiarezza, la profondità e la sintesi dei loro interventi, pur nella oggettiva complessità e ampiezza dei temi che sono stati a loro affidati. Forse, lo dico anche autocriticamente, a volte per noi accademici il contingentamento dei tempi può essere anche un vantaggio per gli uditori. Mi piace in sintesi finale richiamare alcuni profili veramente di metodo e di vertice che sono emersi dalle singole relazioni. La relazione di Umberto Tombari ci ha dimostrato, mi pare, con chiarezza come questo tema dell'interesse sociale, che tradizionalmente era sempre visto un po' come un interesse puramente accademico, puramente teorico e limitato ai giuristi, come invece abbia una rilevanza pratica, una rilevanza sul piano economico-finanziario e, merito anche degli spunti che sono emersi, come gli strumenti giuridici per attuare questa nuova visione dell'interesse sociale possono essere diversi e su questo si possa approfondire la discussione, hard law, soft law, oppure solo autonomia privata e mercato, e questo tema è stato un po' il fil rouge di tutte le relazioni. Per quanto riguarda l'intervento di Riccardo Ranalli, io come giurista mi limito soltanto a sottolineare un profilo che mi è parso molto interessante, cioè come le politiche di gestione della singola impresa si ripercuotano sul piano dell'equilibrio generale del sistema, un tema che forse non è stato sufficientemente sinora esplorato. Mario Notari, da par suo, ha dimostrato come la discussione su un profilo tecnico di uno strumento come la fondazione d'impresa abbia delle precise conseguenze sul terreno della gestione economica dell'impresa. E quindi quale rapporto ci possa essere tra fondazione holding come strumento giuridico e un'efficiente gestione dell'impresa. Come interessi diversi possono essere coniugati e concentrati in questo istituto, in particolare gli obiettivi stakeholders oriented, e ha anche accennato a quelli che possono essere degli ostacoli giuridici a uno strumento che, nell'ottica comparatistica che sempre ci deve ispirare, possono essere oggetto di discussione. Gaetano Presti ci ha focalizzato con molta chiarezza come il tema della remunerazione degli amministratori, che anche nella dottrina giuridica fino a un certo periodo era visto un po' come un tema marginale oppure come una questione lasciata puramente al mercato, e poi anche soltanto la valutazione complessiva delle forme di remunerazione. Pensiamo a un tema per lungo tempo non abbastanza approfondito, cioè il tema dei golden parachutes, delle liquidazioni al manager, sia invece un tema rilevante sia sulle politiche di gestione, sia sul funzionamento dei mercati e sia sotto il punto interrogativo di quali possono essere ulteriori strumenti di intervento. Nicola Briani ha dovuto focalizzare diversi profili del codice di autodisciplina che, pur essendo stato ispirato alla semplificazione, in realtà ha toccato in termini innovativi
punti fondamentali della disciplina della società quotata, a partire dal concetto di successo sostenibile su cui la riflessione sarà necessariamente da proseguire, e sui profili interni di governance relativi anche, ad esempio, alle modificazioni statutarie, addirittura la modificazione dei sistemi di votazione, come già alcune esperienze ci hanno dimostrato. Ed infine un tema che ha definito come una provocazione, ma in realtà un tema assolutamente rilevante, cioè il tema dell'indipendenza degli amministratori, che non è certo una questione marginale. Con questo concludo e nuovamente ringrazio davvero tutti per questa partecipazione e mi auguro vivamente che ci si possa incontrare ad aprile di persona. Prego. Grazie Paolo, sono Camilla, mi sembra sì. Che sia andato benissimo, siete stati brillantissimi, è un bel viatico per aprile, diciamo. Va bene, adesso siamo solo tra di noi. Non so se gli amici vogliono ancora dire qualcosa. Grazie a tutti, veramente anche da Lodovico. Complimenti Paolo e complimenti ai relatori. Sì, veramente devo dire che... Il gran livello. Mi pare, sì, molto grazie. Efficace. Il tema, scusate se lo sottolineo, ma davvero le relazioni affidate a ciascuno erano tutt'altro che semplici e quindi mi pare che siamo stati tutti abbastanza efficaci. Questo ci fa ben sperare per il convegno futuro e speriamo davvero che si possa fare in presenza speriamo, senza eccessi di protezioni. Grazie Paolo. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Tanti saluti a tutti. Grazie, grazie. Saluti molti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.